Una delle regole cruciali da seguire quando sei al volante è: fai attenzione alle strade allagate. Quella che a prima vista sembra una pozzanghera può rivelarsi molto più profonda del previsto. A quanto pare bastano 30 cm d'acqua per far perdere aderenza alla tua auto e trascinarla via. Se ti trovi in quella situazione, esci subito dal tuo veicolo. L'auto comunque si fermerebbe perché andrebbe in cortocircuito. Se possibile, mettiti in un punto più alto e se l'acqua raggiunge il livello delle tue ginocchia, spostati sul tettuccio e aspetta i soccorsi. Se finisci con la tua auto in un fiume o in un lago, la prima cosa da fare è aprire tutti i finestrini. Sembra un controsenso, dato che in questo modo farai entrare l'acqua all'interno. In realtà è un ottimo modo per bilanciare la pressione esterna e interna al tuo veicolo. Solo così riuscirai a uscire dal finestrino oppure ad aprire la portiera e a nuotare verso la salvezza. La cosa principale è agire immediatamente. Prima che i circuiti elettronici si spengano, non potrai nemmeno aprire i finestrini o sbloccare le portiere. In caso contrario dovrai sfondare il finestrino, non il parabrezza però, che è più resistente. Una volta fuori dal tuo veicolo, non perdere tempo e nuota verso la riva. Se vieni investito in pieno da un uragano o da una tempesta, non correre rischi inutili. Nasconditi in un armadio oppure in cantina, se ne hai una. Se fuori da casa le strade si stanno allagando, resta dentro o la piena ti trascinerà via. Se l'acqua invade anche l'interno della tua casa, fuggi subito sul tetto. Però accertati che là sopra sia sicuro, specialmente se ci sono venti molto forti. Ti sei perso nei boschi. Trovi una grotta che ti sembra un rifugio perfetto. In tasca hai dei fiammiferi e ci sono rami e legna da bruciare. Sembra tutto a posto, ma attenzione a non commettere il grave errore di accendere il fuoco all'interno della grotta. Il problema non è il fumo, ma il calore. Con il calore la roccia si espande e rischieresti quindi di provocare un crollo oppure una frana, magari restando intrappolato lì dentro. Per non correre questo pericolo e mantenerti comunque al caldo per la notte, accendi il tuo falò appena fuori dalla grotta. Quando una persona soffoca, il cervello smette di ricevere ossigeno. Ecco perché è necessario intervenire il prima possibile. Ma se dovesse capitare a te senza che ci sia nessuno vicino ad aiutarti, per prima cosa chiudi il pugno e posizionalo appena sopra l'ombelico. Dopodiché afferra il pugno con l'altra mano e chinati sopra un tavolo o una sedia. Infine premi con decisione il pugno verso l'interno e verso l'alto per smuovere l'occlusione. Un altro modo per scampare il pericolo è metterti a testa in giù, ma solo come rimedio estremo. Piegati finché il tuo corpo non è praticamente perpendicolare al pavimento. Poi appoggiati sulle mani come se stessi cercando di toccare il pavimento con i gomiti. Se qualcuno ti ha immobilizzato a faccia in giù in una pozza d'acqua, inarca la schiena. Riuscirai a respirare più facilmente. Questo metodo però non funziona in un corso d'acqua con la corrente che ti trascina. In quel caso devi ruotare il corpo e respirare ogni volta che la testa esce fuori in superficie, cercando sempre di spingerti verso la riva. Se sei travolto da una valanga con l'enorme massa di neve che ti trascina via, muoviti verso l'alto con tutto il corpo, come se stessi nuotando controcorrente. Appena senti che la valanga rallenta, fai del tuo meglio per scavarti una via fuori dalla massa di neve. Basterà mettere fuori un braccio, una gamba o il bastone da sci per aiutare i soccorritori ad individuarti. Nel frattempo sposta la neve con la mano per crearti una sacca d'aria e cerca di respirare più lentamente che puoi. Per ridurre il rischio di ferirti gravemente in un incidente stradale, posiziona le mani sul volante alle ore 10:10. In caso di impatto scatterà subito l'airbag dal tuo volante, ma se le mani o le braccia bloccano il volante in quel momento, finirà molto male. Quando guidi, non ingobbirti sopra il volante. I sistemi di sicurezza della tua auto funzionano al meglio solo se guidi mantenendo una postura corretta. Se ti capita un incidente e stai bene, verifica lo stato del tuo veicolo. Ti servirà a capire se è meglio restare dentro o uscire dalla tua auto in attesa dei soccorsi. In caso anche di un minimo dubbio, abbandona il veicolo. Se invece decidi di restare dentro, spegni subito il motore per diminuire il rischio di incendio. Non andare mai in giro per i boschi senza portarti dietro qualcosa per accendere un fuoco. Un accendino va bene, ma se poi lo perdi o ti cade in acqua? La soluzione migliore sono i fiammiferi, meglio se in una busta di plastica sigillata per proteggerli dall'umidità. Oppure coprili con della cera. È facile, basta immergere i fiammiferi nella cera calda e lasciarla solidificare. Questo li renderà impermeabili. Quando ti servirà il fiammifero, basterà grattar via il rivestimento di cera. Se sei in mare e ti ritrovi in un vortice, mantieni la calma. Cerca di capire il verso in cui gira e mantieniti sul bordo del vortice. Così la corrente ti darà la spinta necessaria per uscire dalla zona pericolosa. Non agitarti o il gorgo ti risucchierà verso l'interno. A volte capita che un vortice diventi più debole verso il fondo, fino a sparire.
Se il gorgo ti ha risucchiato, fai un bel respiro e alla prima opportunità allontanatene a nuoto. Sei di nuovo in acqua, con mani e piedi saldamente legati. La prima cosa da fare è resistere all'impulso di agitarti. Trattieni il respiro e aspetta finché non tocchi il fondale del corso d'acqua. Appena senti terreno solido sotto i tuoi piedi, datti una bella spinta fino in superficie. Piega le ginocchia fino ad accucciarti. Poi inarca la schiena, solleva la testa oltre la superficie dell'acqua e fai un altro bel respiro. Continua così mentre ti sposti verso la riva. In caso di incendio, la cosa peggiore è il fumo. Se ti trovi in trappola in un edificio che va a fuoco, sdraiati a terra e striscia verso l'uscita. Il fumo infatti tende a salire verso l'alto, quindi tenendoti a terra eviterai di inalarlo. Poi premi un pezzo di tessuto contro la bocca. Funzionerà da filtro contro il fumo. Se l'ascensore all'improvviso precipita, sdraiati sulla schiena. Cerca di occupare più spazio possibile, in modo da attutire al massimo la forza dello schianto. Se non puoi sdraiarti, quantomeno prova a sederti. L'importante è non restare in piedi. In ogni caso, devi sempre proteggerti la testa. Ad esempio, mettendo un braccio sul viso e proteggendoti la nuca con l'altro braccio. Se cadi in un lago ghiacciato, avvicinati subito al bordo. Ma non afferrarlo mai per tornare in superficie, altrimenti il ghiaccio si romperà o si rovescerà, con risultati fatali. Cerca di posizionare il tuo corpo in orizzontale dentro l'acqua. Solo allora potrai provare a spingerti di nuovo sopra il ghiaccio. Una volta fuori dall'acqua, resta immobile e non alzarti in piedi. Così distribuirai meglio il tuo peso su una superficie maggiore ed eviterai di tornare a mollo. Un incendio in cucina è molto diverso da un incendio boschivo. L'acqua, ad esempio, non ti aiuterà a spegnere le fiamme, anzi, peggiorerà la situazione. Se la tua cucina va a fuoco, non toccare niente prima di aver spento i fornelli e indossato un guanto protettivo. A quel punto, usa un coperchio per soffocare le fiamme. Un coperchio che sia di metallo, però, non di ceramica. Usa sale o bicarbonato per spegnere un piccolo principio di incendio. Mai usare invece farina, zucchero o lievito, tutti molto infiammabili. E non colpire le fiamme con un panno bagnato. Le alimenteresti o faresti cadere la padella, spargendo le fiamme per tutta la cucina.